Vigilia di Juventus-Milan, partita importantissima per il percorso Champions League. Lo sappiamo adesso, in questi giorni c'è un po' di problemi lato UEFA perché si sta pensando ad eventuali sanzioni, squalifiche per le squadre ancora all'interno della Superlega. Un discorso che a me sinceramente ha rotto le balle, quello della Superlega, però vediamo se ci saranno ripercussioni, ma non possono squalificarci se non ci qualifichiamo. Questo è il nostro piano geniale per fregare ancora una volta la UEFA. Per informazioni riguardo Juve-Milan e appunto queste cose da Superlega c'è OneFootball qui sotto in descrizione, scaricatevelo, perché per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi arriva la notifica, pam, questa è la mia squadra del cuore, la selezioni quando scarichi l'applicazione e niente, ti arrivano tutte, quindi è gratis, non ti costa niente. E ti conviene, perché avere un'app così fa comodo a tutti. Un mi piace a questo video, un'iscrizione a questo canale. Dobbiamo arrivare tra 2.000 e 3.000 like e assolutamente 200.000 iscritti. Manca poco, 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 poco e ci voglio arrivare. Allora, certo, Juve-Milan, indubbiamente, questo è il pensiero principale. Ma così, in chiacchiera, in amicizia, come si fa spesso quando vai a prendere il caffè. Oddio, adesso in realtà non si può più fare, ma quando una volta si poteva andare a prendere il caffè, quando una volta si poteva andare a prendere la birra, no? Con gli amici in compagnia, ma la birra si può ancora prendere, ci si trovava e si facevano due chiacchiere, faceva la stessa cosa, no? Perché le possibilità che Pirlo rimanga sulla panchina della Juve ci sono, secondo me, ma sono bassissime. Lo sapete, io credo che verrà Allegri e trovate tutti i video qui sopra nelle schede dove cerco di ricostruire un discorso che secondo me si incastra alla perfezione. Ripeto, secondo me Allegri e Juve il segreto di Pulcinella, ma negli ultimi giorni appunto c'è la voce Zidane, anche di questo avevo già parlato, del fatto Zidane, del fattore Zidane, e trovate il link sempre qui sopra nelle schede. Per oggi andiamo più nello specifico, perché ieri mi sono immaginato una Juve di Zidane e me la sono immaginata con dei palleggiatori a centrocampo, con un tridente là davanti. Infatti posto su tutti i miei social l'immagine di Benzema, di Locatelli e De Paul, dicendo: ma secondo voi chiedo troppo? E lì mi stavo immaginando la Juve di Zidane, un bel 4-3-3 gagliardo, con Chiesa a destra, Ronaldo a sinistra, Benzema in mezzo. E lo so che qualcuno dirà: ma Ronaldo l'ala fa un po' fatica a farla, però lui parte sempre da quella posizione lì, e mal che vada tornerà di più Chiesa, tornerà anche forse un pelino di più Benzema, però un 4-3-3 con Chiesa, Ronaldo, Benzema. E a centrocampo dei palleggiatori io me li ero immaginati Locatelli, Arthur e De Paul. Qualcuno potrà dire anche qua, però Locatelli e De Paul non hanno il livello internazionale, non sono giocatori di Juve, però bene o male ragazzi, Locatelli e De Paul sono titolari di Argentina e Italia, o se non sono proprio titolari insostituibili, sono giocatori molto importanti per le loro nazionali e sono giocatori tecnici, qualitativi, cosa che noi, Arthur a parte, che però quest'anno è sempre stato fuori, non abbiamo mai avuto a disposizione, è una cosa che manca come il pane. Quindi mi immaginavo una roba del genere, con altri quattro difensori, Cuadrado da una parte, non lo so, Emerson, Palmieri, Gossens, quello che volete dall'altra. Quindi una Juve offensiva, propositiva, di spinta, di palleggio, tecnica, forte, di quelle che vogliono fare la partita. Qualcuno dall'altra parte mi potrà dire: sì, campa cavallo che l'erba cresce, questo è un sogno che stai facendo ad occhi aperti. E vengo incontro, sì, lo è. Perché se la Juve va a prendere Zidane, non è che gli costruisce subito la squadra. L'abbiamo visto con Sarri, l'abbiamo visto con Pirlo, l'abbiamo visto con Allegri, in 5 anni di Allegri, abbiamo visto con Conte, addirittura Conte si dimette ufficialmente per divergenze sul mercato. Quindi figurati se in questo momento, in cui la Juve non è nemmeno particolarmente ricca, già andare a prendere Zidane sarebbe un investimento grandissimo e forse difficile. Figurati se li fa anche la squadra. Allora, è proprio qua il punto della situazione, no? Ed è proprio per questo che secondo me le possibilità che venga davvero Zidane alla Juventus sono, non dico nulle, ma giù di lì. Penso sia molto più probabile, per quanto siano bassissime le opportunità di vedere ancora Pirlo, è molto più probabile ancora Pirlo in panchina che Zidane in panchina. Non voglio vendervi sogni, non voglio illudervi. Però il nome di Zidane ha un perché. Tanto la motivazione principale di Ronaldo per rimanere alla Juve un altro anno è il fatto di avere un allenatore come Zidane, perché Cristiano forse in questo momento sta pensando se andare avanti oppure no, qualcuno l'hanno per certo giocatore della Juve, qualcun altro l'hanno per certo partente, quindi la verità bene o male in questo momento la sa Ronaldo. È un allenatore come Zidane sicuramente ti dà quell'input a dire: beh, un ultimo anno me lo faccio, perché Zidane lo conosco,
e so come lavora. Però Zidane è un nome diverso da tutti gli altri. Attenzione, io faccio un salto indietro nel tempo, appunto Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, quattro allenatori diversi, quattro filosofie diverse, quattro personalità diverse, quattro storie diverse, ma una e una cosa in comune ce l'hanno sempre. Ce l'hanno tutti. Non sono mai arrivati alla Juventus come top manager, ok? Nel mentre in cui li vai a prendere, nel mentre in cui firmano, non sono il grandissimo nome sul mercato. Conte aveva fatto bene a livello di Serie B, ok? Aveva conquistato delle promozioni in Serie A. In Serie A non aveva fatto benissimo con le squadre che aveva allenato. Allegri aveva vinto lo scudetto al Milan, poi aveva fatto un po' di stagioni non ad altissimo livello, complice il fatto che il Milan non è stato in grado di rifondare, che è un po' quello che sta accadendo noi, con la speranza di avere la possibilità comunque di continuarlo invece il ciclo e di arrivare a un punto in cui si rinnova andando a tenere comunque alta la qualità. Sarri aveva appena vinto la Coppa UEFA con il Chelsea, l'Europa League con il Chelsea, ma in tutta la sua storia da allenatore in Italia, per dire, non aveva mai alzato un trofeo. Pirlo non aveva neanche mai iniziato. Zidane è un allenatore che si fa tre Champions di fila. Si vince tre Champions di fila, che ha vinto delle Liga. Adesso sta lottando addirittura per un'altra Liga. Ha vinto tantissime coppe, ha allenato fior fior di campioni. Ha saputo conquistare Cristiano Ronaldo. Quindi, insomma, bene o male, Zidane arriverebbe come top, perché io credo che Zidane si possa mettere nei primi 5 allenatori a livello di nome e di fama. Quindi, vero come vero che tutti gli altri allenatori arrivano in momenti particolari delle loro carriere, in momenti particolari della Juve, Zidane arriva con lo status quo di top, il nome di top. Guardiola, Zidane, Klopp, chi altri? Chi possiamo mettere nelle altre posizioni? Gli ultimi due nomi, bene o male, potete sceglierli voi, però quelli lì sono i nomi veramente grossi a livello di panchine, no? In questo momento. Se la Juve decide di andare a prendere Zidane, è perché decide di iniziare un altro tipo di progetto, dando per fallito sia quello legato a Sarri, fallito, che è già stato ufficializzato con l'arrivo di Pirlo, ma fallito anche quello di Pirlo. Quindi proprio gli ultimi due anni li prendi, apri il cestino e molli. L'anno scorso il progetto tattico legato a Pirlo è tecnico e dirigenziale, era quello di abbassare l'età media, abbassare il monte ingaggi, cercare di comprare giocatori ancora in rampa di lancio e di far diventare grandi dentro la Juve, non più spendere 100 milioni di euro per quel giocatore perché ha fatto bene di là 2-3 stagioni e lo prendi magari a 26-27 anni dopo che ti ha già dimostrato di essere. E ne spendo magari 50-60 per un giocatore come Chiesa, che è un 97, quindi ha 22-23-24 anni, e me li fa dentro la Juve quei 2-3 anni al top. Poi se arriva il momento di venderlo io a 150-120-130, questi li reinvesto per un altro giocatore che mi fa quel percorso. Simil Pogba, che prendi a zero, vendi a 100, poi diciamo che forse col senno di poi quei 100 milioni, anzi senza forse, si potevano gestire in tutt'altro modo, però l'idea di prendere Higuain era troppo ghiotta. L'errore di Higuain è stato prenderlo a 28 anni e che quindi dopo l'ammortamento veniva a mancare perché semplicemente invecchiava, diventava vecchio, meno appetibile sul mercato e quindi difficilmente rivendibile, guarda un po' com'è finita. Quindi questa è l'idea della Juventus attuale di oggi, è questa qua. Quindi oggi un nome come Benzema non ha senso. Ad oggi ha senso un nome come Vlahovic, giocatore che ha fatto vedere buonissime cose, che è in rampa di lancio, è giovanissimo, lo pigli, lo metti dentro la Juventus, lo responsabilizzi, cerchi di valorizzarlo dentro il club e vedi come va. Oggi ha molto più senso Vlahovic che Benzema. Se arriva uno come Zinedine Zidane, sia Ronaldo che Zidane, non gliene frega niente del fatto che, oh, che bella la Juventus che coltiva i giocatori, li fa diventare grandi all'interno del club, ma che figata. Però subito voglio cercare di vincere, ad oggi. Oggi voglio già iniziare a vincere. Poi che ci siano dei giovani che possano venire fuori, Zidane è uno che con i giovani ce l'ha fatto vedere, sta lavorando molto bene, sta riuscendo a dare un giusto cambio generazionale a Real Madrid, che arriva a fare una semifinale di Champions, poi esce contro il Chelsea, anche giustamente perché meritava di uscire,
ma il Real Madrid sta cercando di abbassare anche lui l'età media e di crearsi qualche campione in casa. Non è più il Real dei Galacticos che va a fare Benzema, Kaká, Ronaldo nella stessa sessione di mercato. Quello è stato un excursus che forse nemmeno tornerà più. Cosa che si avvicina di più è stato il PSG con Neymar e Mbappé nella stessa sessione, per darvi l'idea. Quelli lì sono veramente campagne acquisti storiche e che vanno anche contro l'idea di quello che dovrebbe essere... Non voglio usare la parola fair play finanziario, voglio usare la parola etica nello sport, equilibrio nello sport. Questo dovrebbe essere un po' il messaggio da passare, più che fair play, che dopo si va in campi politici e voglio evitare. Però il punto è questo qua: se la Juventus va su qualsiasi altro allenatore diverso da Zidane, Guardiola, Klopp, e questa gente qua, e questa gente che magari lavora con i top club europei, ma lo stesso Tuchel in questo momento lo possiamo metterli dentro, volendo, visto le ultime due stagioni che ha fatto, sponda Paris e sponda Chelsea, è ovvio che parte ancora un po' indietro. Per adesso limitiamoci a quei tre nomi lì. Cioè, io prendo uno di quei tre nomi lì, è ovvio che vogliono venire con delle garanzie che la squadra venga fatta in un certo modo, con dei dettami ben predefiniti. E lì tornano di moda anche giocatori come Benzema, che hanno 32-33 anni, ma sono ancora impattanti, perché arrivò Benzema? Partendo da Zidane, ma partendo anche da una ricerca che ho fatto su Transfer Market sui centravanti, per capire, perché secondo me in questo momento la Juve deve prendere un attaccante, a prescindere da chi parte, numericamente uno ci manca. Poi se dai via Dybala, ma vuoi giocare con il 4-3-3, allora poi ti puoi adattare, però un centravanti, cioè noi abbiamo solo Morata che fa la punta. Allora vado a vedere gli attaccanti liberi che costano poco, che prendono poco, che possono venire via, che possono essere forti, che possono essere impattanti fin da subito. Non c'è niente, non esiste un identikit fallimentare, perché qualcuno mi diceva: beh, allora l'identikit perfetto di questa ricerca è Vlahovic. Ma Vlahovic costa 50-60 milioni di euro, signori. Non è che costa poco. E non sei sicuro che sia impattante in Champions League, per dire, perché semplicemente non ha mai giocato. Poi Chiesa, direi che la prima stagione in Champions ha fatto bene, Kulusevski no. Quindi bisogna sempre prendere il giocatore, ogni giocatore ha una storia, se è una personalità, se è un grado di preparazione, quanto è pronto per affrontare una certa competizione, una certa avventura come la Juve. Quindi ci sono tante incognite, fermo restando che se prendi Allegri, confermi Pirlo, torna Sarri, prendi Conte, forse Conte vuole già di più la squadra ad oggi con lo status che ha acquisito, Inzaghi continua ad andare bene, il mercato che fa la società o con il quale magari ci butti un occhio dicendo: ma mi serve un giocatore in quel reparto lì, beh, allora vediamo cosa c'è. Se arriva Zidane e ti dice: voglio Benzema, non gli puoi dire: ma sì, ci sta, Benzema è molto forte, però in alternativa non è che preferiresti Scamacca, perché così diamo Frabotte e Locatelli al Sassuolo e ci abbassa il prezzo, e Fagioli al Sassuolo così ci abbassa il prezzo? No, io ti ho detto che voglio Benzema, non ti ho detto che voglio Scamacca. Questa è la grande differenza, ed è questo il grande motivo per cui vi dico: secondo me uno come Zidane non arriverà, perché è veramente cestinare un'ideologia societaria che è stata iniziata lo scorso anno, quella dell'abbattimento dei prezzi, di cercare di ridurre i costi e di crearsi giocatori all'interno. Il fatto che Pirlo probabilmente verrà sostituito non va ad intaccare questo discorso qua, per il fatto che forse in questo momento la Juve non ha i mezzi necessari per accontentare un allenatore come Zidane, che se viene vuole certezze, garanzie e libertà di dire i nomi sul mercato e che siano effettivamente quelli e non giocatori che si assomigliano o che si incastrano bene con altre trattative che stai portando avanti. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, in preparazione anche a Juventus Milan, dove bisognerà sostenere i ragazzi, bisognerà sostenere pure Pirlo e Pirlo facci vedere in queste ultime 5 partite, vinci la Coppa Italia, 6-0 contro l'Atalanta, non prendere più gol da qua alla fine del campionato, fai 12 punti, così almeno ci deve venire il dubbio, figa, ma qual è il vero Pirlo? Quello che abbiamo visto fino adesso o quello che abbiamo visto nelle ultime 5, che ha creato una squadra che mangia l'erba? Dacci il beneficio del dubbio, datti il beneficio del dubbio. Dai, dai ragazzi, andiamo in Champions League e portiamo a casa la Coppa Italia.